Presidente, lei con la nuova quadri sta supportando la nuova avventura del Ragusa. Come lo vede un imprenditore entrare in gioco fisicamente con lo sport? Ma diciamo che Secondo noi è un veicolo importante per far conoscere il nostro marchio ed è un modo anche di aiutare delle attività sul territorio. La Nuova Quadri, il gruppo Nuova Quadri, è anni che è a fianco a delle realtà sportive anche minori, basket, scherma o ciclismo, quindi perché crediamo nell'aiuto che possiamo dare a questa società e Diciamo nello scambio sociale con un ovviamente territorio. c'è anche chiaramente un ritorno in immagine, in pubblicità. Chiaramente il calcio è il veicolo principale per promuovere un'immagine. Lei andrà a vedere la partita e si informerà sul risultato, su come stanno andando, farà incursione negli spogliatoi. Conto di andare a vedere le partite, sicuramente visto che si giocherà di sabato sarà più facile. Io non nascondo di essere un grande tifoso di calcio, quindi seguo la Serie A, quindi la partita del sabato è più comoda da seguire. Voi offrirete in sala stampa allo stadio offrirete il wifi gratuito. Sì, è uno dei servizi che offriamo già alla cittadinanza. Abbiamo da quest'anno cominciato a cablare, dall'anno scorso, a cominciare a cablare tutta la città con la fibra ottica, con una nostra struttura che si è affiancata a quella già esistente in Iperlan, quindi con Pontirali. Quindi la zona dello stadio fortunatamente è già servita dal nostro servizio, quindi porteremo una connessione in fibra direttamente in sala Quindi si stampa. potrà vedere su Facebook, su internet, Si potrà fare direttamente anche tutto. streaming video della partita con una fluidità eccellente. Allora, Presidente, da Catania a Ragusa, un salto nel vuoto, una scelta ponderata. No, no, scelta ponderata. Una scelta Quindi ponderata è voluta, voluta. Quindi non è una scelta che pesa, ecco, no, io assolutamente. voglio farla ritire una cosa che ha detto in conferenza stampa, drogato di calcio, no? È questo che l'ha portato a Ragusa. Sì, mi ha portato fra le altre cose anche questo, cioè perché in effetti Ragusa comunque è un capoluogo di provincia, quindi se uno deve fare qualcosa e se deve, ci deve essere una continuità a quello che fa, penso che la città giusta è Ragusa. Che lei è 40 anni che è nel mondo del calcio. 1978, Se, sempre ne... ero vicepresidente del Riposto e Se, rifaremo un in questo per, in questo riassunto. percorso lei ha delle tappe che vuole raggiungere prima della fine anno? Ma io vorrei prima del fine anno, vorrei arrivare praticamente, se mi riesce, di passare in categoria. Quindi, E lei e si poi è una cosa importante, no, una cosa importante comunque è fare un settore giovanile che sia da supporto che alla non squadra, c'è stato, no, che no? bravo, che non c'è stato. Importante. È importante anche perché, continuo a ripetere, Ragusa, essendo capoluogo di provincia, ha tante possibilità e quindi sono tanti ragazzini che si possono avvicinare perché faranno parte del Ragusa, della Ragusa Calcio, quindi la squadra della città. E quindi ci rivedremo a fine anno per la Serie D che lei diceva in No, conferenza Serie stampa. D, allora, chiaramente noi da questo punto di vista siamo stati un po' penalizzati perché ancora noi siamo ancora in promozione. Ufficialmente sì. Speriamo, no, Richiesta di se ci sono, ripescaggio. se ci saranno, le richieste di riscaldamento è stata fatta. Se ci saranno disponibili oltre un certo numero, io penso dopo ci saranno almeno 4 posti disponibili, Potreste penso che noi vedere. possiamo arrivare. Approfitto Se di so. Tavolino, sì. Io mi ricordo Tavolino ha fatto la Meta Sport, no? Il Sì, giovanile, che sì. avete vinto praticamente di tutto, Tutto. di tutto. La Meta Scuola conosco. Quindi lei è il responsabile delle giovanili del Io Ragusa. andrò ad aiutare Filippo perché mi ha chiesto una mano e volentieri avrà il mio supporto tutti i giorni e poi metterò a disposizione i giovani, come dicevo prima in conferenza, i giovani del territorio ragusano a disposizione della prima squadra. Ringrazio anche pubblicamente il presidente che è qui vicino a me perché lui ha fatto una dichiarazione in cui crede molto nei giovani e questi che hanno con i risultati, perché si va avanti con i risultati, hanno dimostrato che si stanno Ma ci facendo. sarà una quota di giovani che sarà in prima squadra? Assolutamente sì, Avete deciso? assolutamente sì. Consideri che, come diceva il direttore, sabato già 8 di questo Vanno a gruppo sudare. vanno a sudare con la prima squadra. Allora, noi io i migliori risultati con i giovani li ho avuti un anno ad AC Sant'Antonio, che la Juniores si è allenata assieme alla prima squadra, proprio tutta la squadra Juniores, quindi 20 ragazzi, assieme a 15 grandi della prima squadra, perché c'è sempre il fatto che devono esserci i giovani, si allenavano tutti insieme. Quell'anno è stato l'anno migliore
per quanto riguarda la crescita dei certo giocatori. L'emulazione verso i grandi ha portato perché, bravo, perché ecco sì, perché innanzitutto si allenavano come si allenano i grandi e pensavano come pensano i grandi, quindi questa è una cosa molto importante, perché il ragazzo se gioca sempre assieme ai ragazzi, cioè, se demotiva, ha una crescita più lenta, non ha una crescita, perché in realtà la crescita c'è uguale, assolutamente, però una crescita più lenta. Se invece viene messo accanto una persona che già fa calcio da più tempo, è più motivato, in qualche modo carpisce i segreti del gioco del calcio. La maglia colore azzurro, la maglia azzurra, certo. Maglia azzurra, non si tocca, azzurra non si tocca, non si tocca. Maglia azzurra, no, anche perché un tifoso mi ha fatto una lettera molto accurata. Ah, diretta? Sì, una lettera molto accurata. Ora io magari la prossima volta dirò anche il nome, perché onestamente non lo conosco. E mi ha lasciato questa lettera dicendomi che la maglia del Ragusa è azzurra e che quindi lui si sente legato a questa maglia e a questa. E non può cambiare. E non può cambiare.